Abbasso la maschera. Allora, questa manifestazione è la prima volta che viene fatta qui a Isola delle Femmine. Nasce da un'idea di un nostro concittadino, il signor Vito Scalici, che un giorno, parlando con il consigliere Dionisi e il consigliere Rubino, ha lanciato questa idea: perché non fare la festa dell'albero anche a Isola delle Femmine? Al balzo hanno scritto un regolamento portato all'esito del consiglio comunale. Il consiglio si è espresso all'unanimità e quindi è stato approvato questo regolamento. L'idea è quella di mettere a dimora ogni anno un numero di alberi pari al numero dei neonati a Isola delle Femmine. Per quest'anno ci avvarremo degli alberi che sono stati messi a dimora nell'occasione della ristrutturazione, insomma, di Corso Italia, di Viale Italia, e dal prossimo anno vedremo di individuare le aiuole più idonee per ospitare questi alberi. L'idea che vogliamo lanciare ai nostri futuri cittadini è quella di prendersi cura del territorio, facendolo attraverso una pianta, un albero che rappresenta un po' la vita, la saggezza che ci accompagna. L'altro giorno, quando siamo andati al plesso di via Garibaldi, guardavo l'albero enorme che sovrasta quella struttura e mi ricordavo di quando ero piccolo e io andavo all'asilo e dicevo scherzosamente ai bambini: questo albero chissà quanti bambini ha visto giocare sotto la sua chioma. Quindi il messaggio planetario, perché la festa dell'albero è una festa planetaria, è quella della riconquista del valore della terra. Gli alberi sono molto importanti per tantissime cose. L'ultima, ce ne stiamo accorgendo proprio in questi ultimi anni, è quello del contenimento del dissesto idrogeologico. È chiaro che l'intento nostro all'interno della comunità, oltre a essere questo valore, insomma, universale, è quello un po' più locale, quello di fare avvicinare i cittadini alla cosa pubblica, a tenere pulito il territorio, ad averne cura e avere, come dire, un nome che poi rappresenta il proprio figlio, può essere un legame, come dire, inscindibile, che nasce oggi e speriamo continui per tanto tempo. Quindi adesso passeremo a leggere i bambini che sono nati nell'anno 2021 e via via i genitori si avvicineranno per ricevere la targhetta che poi apporremo negli alberelli. Quindi Alma, genitori di Alma, non ci sono. Riccardo, okay. Laila Rita, Giada,
Giada, i genitori di Giada ci sono, con la S, il cognome non lo so quale sia. Ok. Eleonora. Ah, la sorellina, è a casa però. Figuriamoci. Carlotta Maria Bivona. Giovanni Di Blasi. Pietro Aiello. Sofia Gallina. E Federica Alfonso. Diletta. Genitori Diletta. Ginevra. Emily. Emily. Natalia. Giuseppe Giacomo, piccolissimo. Ginevra Alfuso. E Ivan, genitori di Ivan, eccoli. Coraggiosissimo. Adesso ci sposteremo, prima però corretto me li sono scritti, ringraziare lo sponsor, dobbiamo ringraziare Scalici e Scalici, Fly Pubblicità, Scogliera Azzurra, Pascolo Verde, Lenca, L'Orchidea, Zicaffè, questi partner, diciamo, ognuno ha contribuito, chi con le piante, chi con il buffet, con l'animazione, la banda musicale, dobbiamo ringraziare, diciamo, questo intervento a costo zero per l'amministrazione, quindi ringraziamo tutti i partner intervenuti. Nessuno. Presidente, lei vuole, va bene così? Ok, vi passo la parola all'assessore, è stata, come dire, super impegnata a ripulire tutte le aiuole con il consigliere Rubino e il consigliere Scarpa, quindi ti ringrazio io a nome della cittadina. Grazie. Volevo ricordare soltanto una piccola cosa, perché vedo che sono venuti a trovarci anche tutti i bambini della scuola dell'infanzia che ieri abbiamo incontrato. Questi bambini insieme alle maestre hanno fatto dei lavoretti bellissimi, dei cartelloni veramente straordinari, ma il vento purtroppo non ci ha permesso di appenderli tutti. Uno lo abbiamo messo lì, gli altri purtroppo li abbiamo lasciati in macchina per evitare che il vento li strappasse. Avrete modo comunque di vedere questi lavoretti di questi bambini che sono veramente stati fantastici ed eccezionali, perché li pubblicheremo nella nostra pagina, quindi tutti i bambini poi potranno vedere i loro lavori. Adesso ci indirizziamo piano piano da questa parte verso su, ogni genitore che ha la targhetta lo attacca al proprio alberello, noi penseremo a fare quello dei genitori assenti e poi ci rispostiamo qui per dare il via alla festa, quindi possiamo spostarci. Grazie a tutti.